Fefè De Giorgi, allora in federazione, nuovo ruolo, ma d'altronde tu, come hai detto, non avevi mai lasciato la nazionale, quindi alla fine è casa tua. Sì, sì, io la facevo a mo' di battuta questo di non aver lasciato la nazionale, ma il senso vero era quello lì, cioè che dentro rimani per le esperienze poi che ho avuto con questo, con la federazione, con questi gruppi, tutti gli anni rimani azzurro a vita, diciamo, no? E quindi è difficile considerarsi fuori da quello che ho vissuto in tutti questi anni. Abbiamo due papi, abbiamo due CT. Io adesso. Una situazione anomala, ma forse visto anche il nuovo ciclo che parte, forse è giusto così. Sì, è anomala e dobbiamo dimostrare intelligenza, sensibilità su questa cosa, perché purtroppo questa pandemia ha spostato tutto di un anno e quindi, come tante cose che abbiamo dovuto adattarci in questo periodo di pandemia, insomma, che abbiamo dovuto cambiare eccetera, anche questa nella programmazione chiaramente di una federazione si troviamo con questo accavallarsi, e poi la federazione ha deciso di darmi gli europei proprio perché penso sia un discorso che inizia un nuovo ciclo, anche se oggettivamente i tempi sono molto ristretti, no? Perché dopo neanche un mese, diciamo, dalla fine delle Olimpiadi si parte subito con gli europei, però credo che a me fa piacere, insomma, cominciare a conoscere, vedere i giocatori e preparare un evento come l'europeo. La maglia azzurra è una seconda pelle, tu hai detto sempre sì, sarà la stessa cosa che dovranno fare i giocatori che tu andrai a chiamare, disponibilità totale all'azzurro? Io penso che la nazionale ha bisogno di disponibilità totale, perché il vero atteggiamento verso la maglia azzurra è quello lì, è quello che ho avuto sempre io, come l'ha avuto il gruppo che conoscete benissimo, e credo che sia una spinta che debbano avere tutti i giocatori, la disponibilità incondizionata a rappresentare l'Italia, a rappresentare l'alto livello, anche perché poi anche il valore dei giocatori, del giocatore oggettivamente, senza sminuire tutte le altre competizioni, ma l'attività della nazionale, le Olimpiadi, i mondiali eccetera, danno un valore, una statura internazionale a chi lavora, sia come allenatore che come giocatore. Ci sarà qualche senatore che dopo le Olimpiadi appenderà le scarpette al chiodo, che in nazionale ti immagini dopo i giochi? Chi ci sarà secondo te di quel gruppo? Ah, non lo so, adesso oggi ha messo la firma, come ho detto prima, perché prima di mettere la firma non ho mosso, diciamo, dito di niente, quindi adesso sicuramente, sempre rispettando chi sta preparando chiaramente una competizione, senza essere invadente troppo, ma sicuramente dovrò relazionarmi con tutti i ragazzi che adesso, diciamo, sono impegnati, conoscere un pochino le situazioni. Sicuramente per l'europeo ci saranno degli ingressi nuovi, è evidente, anche perché inizia un percorso, un progetto sulle Olimpiadi, quindi anche valorizzare questa competizione che stanno facendo adesso la VNL, no? Nella quale, insomma, stanno dando dentro, e quindi credo che sia anche giusto cercare di cominciare a dare una continuità, però mantenendo sempre la qualità, diciamo, per affrontare una manifestazione.